Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi tratteremo di un argomento un po' diverso dal solito. Discuteremo su una pagina molto triste dell'umanità, la Shoah. Sarà un video serio, ma comunque cerchiamo di arrivare a 10.000 like. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Buona visione! La Shoah, distruzione di un popolo. La parola Shoah indica il genocidio spietato messo in atto dalla Germania nazista e dei suoi alleati, fra cui l'Italia, durante la Seconda Guerra Mondiale nei confronti degli ebrei, ma anche di tutte le persone di categoria ritenute dai nazisti indesiderabili. Nel 2005 l'ONU ha istituito la giornata della memoria il 27 gennaio, giorno della liberazione da parte dell'esercito russo del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau nel 1945. Qui potete vedere alcune foto di questo campo di sterminio. Etimologia. Il termine Shoah deriva dall'ebraico Hashoah, distruzione, mentre il quasi omonimo Olocausto ha origine nel greco Holocaustos, che significa bruciato interamente. Gli storici sono in disaccordo nel numero preciso di vittime che miete la Shoah, ma si pensa che queste siano dalle 15 alle 17 milioni, fra ebrei 6 milioni, Rom 300.000, disabili 250.000, altri non ariani come africani e russi circa 3 milioni, e prigionieri politici 1.500.000 e omosessuali 150.000. Ci furono anche alcune vittime famose, come l'artista francese Max Jacob, la scrittrice Anna Frank, autrice del diario, e il pianista italiano Mario Finzi. Gli ebrei a Nizza. Nel XVII secolo e nel XVIII secolo, gli ebrei di Nizza svolgevano principalmente la funzione di banchieri ed erano in gran parte esuli cacciati dalla Spagna nel 1492. Il primo banco ebreo a Nizza era gestito da Isachino e dal suo socio Emanuele nel 1539. Durante la dinastia dei Paleologi e dei Gonzaga, gli ebrei non ebbero obblighi di vivere in quartieri separati dai cristiani, ma con le regie costituzioni di Vittorio Amedeo II del 1723 e del 1729, la comunità ebraica fu obbligata a vivere in ghetti. A Nizza il ghetto fu creato nel 1732, nella contrada dell'ospedale Santo Spirito. A Nizza, nel 1774, vivevano 255 ebrei. Martedì 25 aprile del 2005 è stata scoperta la lapide sulla facciata di Palazzo dei Benedetti a ricordo del ghetto degli ebrei nicese. Ad integrazione della notizia, riteniamo opportuno riportare l'intera scritta della lapide. Nizza ospitò dal 1732 al 1848 la comunità ebraica nicese, composta da 19 famiglie costrette a vivere nel ghetto per decreto reale. Il ghetto veniva chiuso ogni giorno, dal tramonto all'alba e nei giorni festivi nell'ora delle sacre funzioni. Nizza non dimentica le famiglie Bedarida, De Benedetti, Fabiani, Foà, Levi, Piazza e tutte le innumerevoli vittime delle persecuzioni subite nel corso dei secoli fino alla Shoah, perpetuata dal nazismo durante la Seconda Guerra Mondiale. L'amministrazione pose per non dimenticare. I giusti fra le nazioni. In questa triste pagina della storia dell'umanità brillano le vite di quelle persone non ebree che hanno rischiato la vita per salvare quella di chi era perseguitato scorrettamente. Al 2018, Yad Vashem ha nominato 26.973 giusti tra le nazioni. La memoria. Negli anni successivi alla Shoah ci sono state riflessioni filosofiche di autori noti, fra i quali Zygmunt Bauman, Paul Celan, Primo Levi ed Elie Wiesel. Si ricordi poi Anna Frank, che tenne un diario accurato durante la Shoah. Questo diario è considerato una delle maggiori testimonianze di questa oscura pagina dell'umanità. Sono stati costruiti anche monumenti in ricordo, fra i quali il Museo Yad Vashem, istituito a Gerusalemme per documentare la Shoah, il popolo ebraico, durante la Shoah, preservando la memoria di ognuna delle 6 milioni di vittime, e per ricordare i giusti fra le nazioni, e il Memoriale per gli ebrei assassinati d'Europa di Berlino, costituito principalmente da blocchi di cemento.
Ragazzi, allora il video finisce qui e noi speriamo che vi sia piaciuto. Vi ricordiamo di lasciare like al video, arriviamo come minimo a 10.000 like e attiviamo la campanellina delle notifiche. Se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale. E prima di andarvene vi poniamo un'ultima domanda. Ve la poniamo proprio in coro, perché è una domanda che vogliamo proprio proporvi col cuore. E voi, cosa ne pensate al riguardo?